Sant'Angelo in Vado, questo secondo fine settimana di Mostra Nazionale del Tartufo ha visto due protagonisti assoluti: 3.000 motociclisti provenienti da tutta Europa e anche da oltreoceano, e Valerio Braschi, il giovanissimo vincitore di MasterChef 2017, sbarcato a Sant'Angelo per un cookie show a scopo benefico per raccogliere fondi a favore della cooperativa Il Mentore di Ascoli Piceno, che opera negli asili del cratere dopo il devastante terremoto dello scorso anno nel centro Italia. E venire qua e poter avere la possibilità di cucinare con il tartufo per me è stato il top. Senti, tu hai dichiarato di voler diventare il numero uno al mondo, insomma un impegno importante, ci stai lavorando? È un impegno molto molto duro. Bisogna sempre rimanere con i piedi per terra e però continuare comunque a perseguire il sogno, perché alla fine se non vieni mosso da un sogno non arrivi da nessuna parte. Ad unire territorio e solidarietà la Coop Vadese, che ha ideato questo pranzo per il quale il ventenne di Sant'Arcangelo dal palco ha mostrato la sua tecnica in tre preparazioni estemporanee servite poi ai 300 presenti, tra cui anche la presidente dell'ente carnevalesca di Fano, che ha creato il tartufone in cartapesta all'ingresso del paese, e l'artista Stefano Furlani con i suoi sassi d'autore. Da sabato poi, giornata in cui hanno incominciato ad arrivare i bikers, è stato tutto un susseguirsi di mangiate a base di tartufo e buona musica fino a sera. Domenica invece, dopo lo show di Braschi, tutto esaurito in piazza Pio XII, ribattezzata Piazza dei Balocchi, con tanti bambini rapiti dalla balena blu gigante dagli animatori del Paese dei Balocchi con il loro ludobus, e poi tanti espositori dislocati per il centro con tantissime specialità enogastronomiche da acquistare e degustare.